Dal Vangelo di Giovanni. Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Sorelle e fratelli carissimi, la buona novella oggi vi raggiunge dal mio studio personale nella Curia, un appartamento che è al piano superiore, proprio come la sala al piano superiore dalla quale Gesù ci fa giungere le parole del Vangelo di oggi. Sta celebrando l'ultima cena insieme con i suoi discepoli e ci sta dicendo le cose più belle, più importanti, quelle fondamentali che dobbiamo ricordare sempre e cercare sempre di vivere. Ci ha parlato di se stesso come il pastore bello Gesù, che dà la vita per le sue pecore. Ci ha parlato di se stesso come la vite vera alla quale noi come tralci dobbiamo rimanere legati per poter portare frutto. Oggi ci dice: io vi voglio bene, io vi amo e do la mia vita per voi. E come vi amo io, così dovete amarvi anche voi gli uni gli altri. Gesù cioè ci ricorda che al centro del nostro essere cristiani, ma oserei dire del nostro essere uomini e donne, c'è l'amore, c'è la vocazione all'amore, la chiamata all'amore. Questa parola amore, il verbo amare, ricorre per ben 9 volte in questi pochi versetti che abbiamo ascoltato. La parola amici per ben 3 volte. Non possiamo scampare da essa. Però dobbiamo essere attenti, perché amare è qualcosa di estremamente serio, ma anche qualcosa di estremamente difficile. Amare è un'arte alla quale ci dobbiamo preparare, fratelli e sorelle. E come ogni arte, ha bisogno che dedichiamo ad essa del tempo, tutte le nostre attenzioni, che dedichiamo ad essa il nostro fare, il nostro pensare, il nostro parlare, tutta la nostra esistenza. Dobbiamo dedicare all'amore se vogliamo diventare bravi ad amare come Gesù. Gesù non ci dice di amare quanto ci ama Lui, ma come ci ama Lui, con il suo stile, che è lo stile della lavanda dei piedi, che è lo stile delle braccia aperte sulla croce, che è lo stile della carezza fatta ai bambini, che è lo stile della mano tesa agli ammalati, ai poveri, agli ultimi, addirittura ai morti, per farli risorgere. E Gesù non ci dice di amare in modo generico l'umanità, gli uomini, ma di amarci gli uni gli altri, nella concretezza della nostra vita personale, nei luoghi dove ci troviamo. Amare come ama Lui significa amare gratuitamente, senza riserve, tutti e sempre. Amare gratuitamente. Nel mondo spesso vige la logica della reciprocità. Io ti amo se tu mi ami. Gesù ci dona la legge della gratuità. Io ti amo comunque. Nel mondo esiste spesso un amore
che dura poco, come le macchinette alle giostre, come il tempo che ci viene dedicato quando ci andiamo a divertire nei Luna Park. Metti il gettone, finito il gettone, finito il divertimento. A volte gli amori umani sono così, iniziano e finiscono in un batter d'occhio. Gesù ci dice che l'amore suo, così come noi dobbiamo imparare ad amare, invece deve durare per sempre. Gli amori umani spesso sono indirizzati ad alcuni, invece Gesù ci dice di indirizzarlo a tutti. E quali sono i passaggi perché noi possiamo imparare veramente ad amare? Partendo dal Vecchio Testamento, il Signore ha detto a noi uomini: non fare agli altri quello che non vuoi gli altri facciano a te. Il primo passo dell'amore è il non fare il male agli altri. Ma non ci possiamo assolutamente fermare lì, dobbiamo andare avanti. Nel Nuovo Testamento Gesù ci dice: fai agli altri qualunque cosa vuoi che gli altri facciano a te. Non solo non fare il male, fai il bene. Ma ecco, nel Vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato, Gesù ci fa raggiungere l'apice, il punto più alto di questo percorso d'amore, di questo percorso per imparare l'arte d'amare. Amatevi come io vi ho amato. Quindi potremmo dire che tutta l'esperienza del cristiano, tutta la legge che il Signore ci propone, tutti i comandamenti che ci offrono, partono sempre da un'esperienza. Tu sei amato e arrivano a un compito, a una missione. Tu devi amare. È molto bello questo. Gesù non ci chiede di fare cose, di rispettare regole. Ci chiede di fare l'esperienza del suo amore, amatevi come io vi ho amati, e di amare a nostra volta come ama Lui, nella gratuità, senza riserve, tutti, per sempre. A questo ci aiuta anche la prima lettura di oggi. Pietro nella casa di Cornelio, un pagano, e Pietro dice, quando ha visto che il Signore aveva operato in mezzo a loro, donando lo Spirito, come potevo io mettere un limite? L'amore di Dio include tutti, perché non fa preferenze di persone. Allora non lasciamoci confondere dalla confusione che spesso nel mondo di oggi è presente su questa parola. Noi diciamo amare la natura, il mare, la montagna, gli animali, la musica, il teatro, l'arte. Noi diciamo di amare lo sport, di amare il lavoro, di amare la casa e diciamo di amare gli amici, di amare i figli, di amare i vicini, di amare i parenti, di amare i fratelli, le sorelle, gli sposi, le spose, i genitori. Noi dobbiamo amare come Gesù. Noi dobbiamo imparare questo stile che Egli oggi ci offre. Noi dobbiamo imparare questa misura che oggi Egli ci offre. Dobbiamo imparare a lavarci i piedi, dobbiamo imparare ad aprire le nostre braccia sulla croce, perché amare, come diceva un grande uomo del secolo scorso, significa crocifiggersi per gli altri.